E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video della serie Making of delle nostre armi preferite. È passato molto tempo dall'ultimo episodio in cui abbiamo costruito insieme una replica dell'Aculeo, ma oggi faremo le cose in grande perché finalmente è arrivato il momento della spada esotica di Destiny 1, la Mangiatenebre. Voglio scusarmi dato che questo video è in cantiere ormai da molto tempo e che siete stati proprio voi a consigliarmi di costruire quest'arma. Tuttavia alcune clip della prima parte sono andate perse, cercherò quindi di descrivervi il processo al meglio per farvi vedere il risultato finale. Detto questo, possiamo iniziare. Ci tengo a specificare che questo è stato il primo grande progetto che ho affrontato, sia per quanto riguarda le dimensioni dell'arma, ma soprattutto per il fatto che nel costruirla ho optato per lavorare su singoli pezzi, per poi montarli tutti insieme dopo la pittura. Dopo aver quindi disegnato il nostro solido modello 2D, stampato e incollato i vari fogli tra di loro, ho individuato nell'arma quattro parti differenti. Ho lavorato quindi inizialmente sulla lama della spada, poi sul cristallo incastonato nel mezzo, successivamente sulla guardia, che per chi non lo sapesse è la parte compresa tra il manico e la lama, e infine sull'impugnatura. Partendo quindi dalla lama, dopo aver sagomato il pezzo, ho lavorato sugli spigoli principalmente con il taglierino, andando ad assottigliarli per dare un effetto tagliente al tutto. In particolare mi sono soffermato sulla punta della spada, che è leggermente più larga rispetto al resto della lama. Definita la forma, sono quindi passato alle incisioni, molto semplici perché curve e decisamente poco intricate. Ho quindi inizialmente tracciato le linee seguendo il modello di carta con il taglierino, per poi marcarle utilizzando la solita punta da Dremel. Spostiamoci ora sul cristallo, a mio parere il dettaglio più importante di tutta l'arma. Prima di tutto, per dare robustezza al pezzo, ho preferito incollare due pannelli in modo da avere un pezzo più spesso su cui lavorare, come al solito stando attento a non mettere troppa colla, che squaglierebbe il polistirene. Una volta asciugato il tutto, ho iniziato a sagomare il cristallo, utilizzando solamente il taglierino. Questo perché la forma del cristallo è decisamente più geometrica e frammentata, e facendo quindi piccoli tagli con il taglierino, il risultato mi ha decisamente soddisfatto. Parlando ora della guardia, mi sento di dover fare una piccola correzione. Ad oggi probabilmente avrei lavorato al pezzo in un altro modo. Invece che sagomare separatamente due pezzi che compongono questa parte dell'arma, uno più grande e uno più piccolo, sarebbe stato più saggio definire un pezzo unico, che avrebbe dato poi più stabilità all'intera spada. Così facendo, invece, non sono riuscito ad incastrare due pezzi molto solidamente, e tenendo quindi la spada in diagonale c'è il rischio che questi si stacchino. Detto questo, andiamo però a vedere come sono composti questi elementi. La guardia della Mangiatenebre è formata da due forme ottagonali, quella più in basso sulla parte dell'impugnatura, che ha tutti i lati uguali, mentre quella su cui poi dovremo attaccare la lama e il cristallo, che è invece una forma più allungata. Andare quindi a costruire questi due pezzi non è stato difficile, per ottenere degli ottagoni ho semplicemente disegnato due croci perpendicolari tra di loro, per poi congiungere gli estremi. Ovviamente per il pezzo piccolo i lati delle croci dovranno essere tutti uguali, mentre per quello grande dovremo disegnarne alcuni più allungati. Una volta tagliati questi due pezzi e arrotondati gli spigoli con la carta vetrata, ci rimane ancora qualche dettaglio da praticare sul pezzo più grande. Iniziamo quindi col fare due piccole incisioni ai lati, in modo tale da far risaltare le parti più esterne. Dopodiché dovremo applicare altri due piccoli pezzi. Come possiamo vedere dall'immagine, sulla guardia della Mangiatenebre sono presenti due piccoli cunei dorati, molto facili da ottenere. Ci basterà prendere un pezzetto di scarto, assottigliarlo fino a circa 1-2 cm e stondarne i bordi superiori per ottenere la forma che ci serve. Per finire quindi, con la carta vetrata incisiva, diamo una piccola scanalatura nel mezzo per dare profondità al tutto. Possiamo ora dedicarci alla parte più semplice, quella dell'impugnatura. Per costruire il manico della spada ho optato per una soluzione tanto banale quanto efficace. Ho quindi preso un manico di scopa in metallo per tagliarne un pezzo della lunghezza che ci serve. Voglio specificare che tagliare il metallo non è affatto facile e se non avete dimestichezza con gli strumenti necessari a farlo, fatevi aiutare da qualcuno. Tagliato il pezzo l'ho poi avvolto con del nastro isolante e per completare infine l'impugnatura ho sagomato da un pezzettino di scarto un piccolo pomello. Ora che quindi tutti i nostri pezzi sono stati costruiti, dobbiamo provvedere alla parte del montaggio. Controlliamo quindi che il manico si incastri bene sia nel pomello che nella guardia e facciamo poi due fori sulla parte grande della guardia per inserire lama e cristallo. Considerate che la lama è molto lunga e per far sì che non si stacchi bisognerà praticare un buco abbastanza profondo, stando attenti a non trapassare il pezzo. Una volta accertati che tutti i pezzi si uniscano alla perfezione, possiamo quindi iniziare a dipingere. La prima cosa da fare sarà ricoprire tutti i pezzi interamente di nero, per dare poi un effetto metallo migliore. Tuttavia dovremo fare un'eccezione per la lama. Come possiamo vedere, infatti, la lama della Mangiatenebre non è tutta dello stesso colore, ci sono infatti alcune incisioni più chiare rispetto al resto. Per ottenere quindi questa differenza lasceremo quelle parti bianche, dipingendo invece le altre di nero. Quando la prima mano di vernice si sarà asciugata, possiamo ora dare il colore. Per quanto riguarda pomello, lama e guardia, questi andranno interamente ricoperti di argento, mentre invece i due piccoli cunei dovranno essere dorati, in modo da ottenere un effetto quasi bronzo dato dalla base di nero.
La pittura invece del cristallo è quella un po' più particolare. Dopo aver infatti dato una mano di viola, ho pensato di dare lucentezza al pezzo con del lucido, in modo da farlo sembrare un vero minerale. L'unico problema è stato che il lucido andava a sciogliere in parte la vernice viola. Per compensare, quindi, ho aggiunto un po' di colore direttamente al lucido, in modo da rendere anch'esso viola. Colore che così verrà riflesso una volta asciutto il tutto. Asciugata la vernice, possiamo quindi proseguire ad assemblare i vari pezzi, sempre facendo attenzione e non esagerando con la colla. Una volta che quindi tutto sarà al proprio posto, la nostra mano le tenebre sarà finalmente pronta. Ok ragazzi, quindi questa qua è la nostra mangia tenebre. Io sono veramente molto soddisfatto questa volta, più del solito, del risultato. Mi piace veramente moltissimo. È enorme, è gigantesca, è veramente grossa. E vedete che la posso tenere dritta. Il problema è che, avendo questo pezzo separato da quest'altro, quindi vi consiglio ancora una volta di fare questi due pezzi uniti, se io la vado a tenere così in orizzontale solo dal manico, mi si spezza, il che è decisamente grave. Vedete che il lucido dà un effetto molto figo al cristallo. La luce va a riflettere, sembra abbastanza vetroso, e devo dire che anche il cristallo è stata una parte non facile da fare, però sono molto soddisfatto perché utilizzando solamente il taglierino sono riuscito a dargli questa forma asimmetrica, irregolare, che sembra abbastanza una vera pietra. Poi l'effetto della lama è incredibile, è veramente figo. Il fatto che, mi raccomando, quando andate a pitturare di nero, le incisioni dovete riempirle assolutamente. Vedete, per esempio, queste incisioni qua, queste qua, quelle insomma che devono essere nere, andatele a riempire. Mentre tutta la parte che deve essere più chiara, che in welcome si vede veramente chiaramente, questa qua anche, non andate a toccare assolutamente, perché poi quando andrete a applicare l'argento vi darà questo effetto veramente veramente molto figo. Diciamo che gli manca solamente il fatto che fa un sacco di danno, ma quello purtroppo non lo possiamo applicare adesso. Qui la mettiamo a posto perché sennò mi si distrugge. Quindi ragazzi, detto questo, io vi ringrazio ancora per aver seguito il video. Vi invito ancora una volta a proporci nuove armi qua sotto nei commenti, dato che comunque ne sono uscite di nuove e ne usciranno ancora di nuove. Scriveteci qua sotto se volete vederne magari le nuove spade, potrebbero essere fighe. Non sono facili da fare, ma potrebbero essere molto fighe. Se riuscissi addirittura ad appiccicarci dei LED sarebbe veramente storico, ma vediamo, vediamo, si potrebbe anche fare. Io ragazzi, come al solito, quindi vi ringrazio, vi invito a commentare il video, condividerlo, mettere mi piace se vi è piaciuto. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.